E rieccoci qui ad Artiamoci Andiamo. Sempre in compagnia di Antonio e purtroppo di Dici Sofia. sempre purtroppo, quando poi in realtà, se non fosse stato per me oggi con la mia macchinuccia, non saresti arrivato. Ma io te ne ho pure la macchina mia, te Ma la la mia è devo meglio. fare. Presentiamo l'ospite di questa puntata, dai. Questa sera siamo in compagnia di Gian Maria Fiorillo. Ciao. E poi abbiamo un ritorno dalla Ritorno di puntata fiamma. precedente. Dato che ci era piaciuto molto come ospite, abbiamo anche il famoso montatore di notte, Alessio. Sì, io sono solo qui per ascoltare Gian Maria Fiorillo. E per non guardarci voi, peraltro, perché Allora, altrimenti mi esce male. voglio scombinare un po' la scaletta del programma. Gian Maria, ma anche tu monti di notte oppure preferisci lavorare durante il giorno? Allora, diciamo, partendo dal presupposto che io non monto, ma magari diciamo, dirigo il montaggio da regista, dirigo il montaggio, quando mi capita un montatore di notte, monto di notte anche io, purtroppo. Mi Io capita un spesso. sacco di volte. Ok, Alessio dopo questo può tornare ad accomodarsi fuori. È successo veramente che gli ho montato un Sì, sacco di ma cose penso di che lui ha iniziato a notte. montare di notte per me, no? Per Grazie. Oh colpa mio mia. Dio, oh mio Dio. Non bisognava Mio Dio, ma invitarlo. ricomincia. Ma gliel'hai detto tu ad Alessio di venire oppure. Allora, io ho detto adesso, a me farebbe piacere se tu tornassi. Però a patto che non ci guardiamo. Perché poi finisce che iniziamo a ridere, cacciamo il tè pezzotto che sta là dietro Ah, ce n'è e ancora di quel tè è là? normale. Non sappiamo. Dopo ce lo Vai, prendiamo. Sofia, facciamo la puntata seria, dai. Vabbè, torniamo a bomba. Allora, quando hai iniziato a capire che saresti voluto diventare un cineasta? Quando ho iniziato? Vabbè, diciamo che il cinema è stato da sempre la mia passione. Io non mi ricordo un momento in cui mi sono appassionato di cinema. Cioè, è stata proprio una cosa che è nata da quando ero proprio bambino. Forse è nata per una questione di compagnia, no? Cioè, ho iniziato a vedere i film così per passare il tempo, e piano piano mi piacevano, quindi me ne guardavo, iniziavo a informare, mi vedevo film, ricordo i primi film che mi ricordo sono Ritorno al futuro, Indiana Jones, so, quando ero proprio piccolino. E quindi poi a un certo punto, non so quando, ma veramente presto, ho capito che volevo, cioè volevo fare il cinema, che mi piaceva molto il cinema. Per fortuna, per ora Sta sta andando crescendo bene. sempre di più, diciamo, la cosa. Qual è l'emozione più forte che ti suscita fare cinema? L'emozione più forte è sicuramente quella di ricreare la realtà, no? Scomporla e ricrearla, anche solo pensandoci, cioè anche solo facendoti un film in testa, no? Come diciamo noi a Napoli. Questa è meravigliosa questa cosa. Cioè, tra tutte le arti, secondo me il cinema è quella che più riesce a logicamente, è quella che più ricrea la realtà. E questa cosa per me, cioè, non ci posso ancora pensare. Dopo 26 anni di vita, ancora non ci posso pensare che tu col cinema ti ricrei la realtà come vuoi. È bella Allora, questa risposta, sì, a questo si è punto mi dimostrato molto più ricollego. maturo di Maturo e più Alessio. grande, effettivamente. Avrò più tempo per riflettersi. A questo punto io mi ricollegherei a una domanda che ho fatto anche ad Alessio. Secondo te, quindi, tu hai detto che il cinema per te è anche espressione della realtà, è una ricreazione della realtà, ma secondo te è solo quello o è anche comunque una trasposizione? Come dire, nel film stesso di un tuo mondo interiore. Sicuramente, essendo come tutte le arti una espressione della sensibilità, molte volte la sensibilità, diciamo, va su dei processi che sono migliori della realtà, no? Va proprio empiricamente su quello che dovrebbe essere la realtà. Cioè, anche molte arti diventano arti politiche, arti di protesta proprio per questo, perché vedono proprio quello che dovrebbe essere la vita e non quello che realmente è. Quindi succede questo. E proprio questa è la cosa bella, che non mi ricordo chi lo diceva, se Truffaut, dice qualcuno di molto importante, ha detto che la cosa bella del cinema è che tu puoi ricreare la realtà migliore di quello che è, cioè puoi scomporla e ricrearla e farla diventare qualcosa di più bello, che magari può essere, poi può fare da modello, no? Chi lo sa. Tramite i tuoi lavori, qual è l'obiettivo che ti poni? Vabbè, diciamo l'obiettivo che vorrei pormi è quello, non lo so, a me piace molto il cinema che crea un ragionamento, cioè non è il cinema che ti dice una cosa, ma
anzi, mancina che ti scompone alcune certezze che c'hai e che quindi ti fa arrivare a un ragionamento. Cioè, non è un cinema che dà delle risposte, è un cinema che crea domande. Io spero di riuscire a fare questo, cioè che tramite un paradosso, una scomposizione di qualcosa, si arriva all'essenza di un paradosso, cioè all'essenza di un qualcosa che magari noi viviamo meccanicamente tutti i giorni. E viverla in maniera, capito, scomporla, farla diventare un paradosso, te la fa, come si dice, te la fa giudicare, no? Te la fa rimettere in gioco. E quindi magari da questo tu ci capisci, ci levi questa meccanizzazione e magari te la vivi meglio. Faccio un'altra domanda Sì, no, mi è oppure... piaciuta molto Però è questa. molto conciso, diciamo. No, mi è piaciuta questa risposta di non di far fare delle domande, di porre delle domande ai spettatori e non dare delle risposte. A questo Certo. punto una mia curiosità. Secondo te qual è il film che ha meglio rappresentato per te questa tua idea di cinema? No, il film non veramente non saprei assolutamente qual è. Magari una corrente cinematografica, no? Mi verrebbe da pensare alla Nouvelle Vague, che ha messo in gioco determinate cose, cioè ha messo in gioco determinate certezze culturali che c'erano all'epoca, prendendone la bellezza e riattualizzare, cioè mettendone alla luce un punto di vista del tutto nuovo, un poco più interessa, più moderno, no? Per abbattere dei valori che si erano veramente, proprio stavano iniziando a marcire nella loro come posso dire, nella loro, non mi viene il termine, comunque li ha rimessi in gioco, ci ha fatto vedere delle nuove cose e ha portato a una serie di cambiamenti culturali proprio. Anche il cinema di Buñuel, per esempio, no? Il grottesco, ecco qua, il grottesco, no? È proprio l'emblema massimo forse di questa cosa, il creare paradossi che fanno ragionare. Quindi come il cinepanettone di Vanzina. Che Esatto. loro. adesso ha fatto uno sguardo illuminato, apprezzi tu Sì, adesso. apprezzo Vanzina, Vanzina. No, no, mi trovo molto con queste cose che dice Gian Maria. Per questo Anche meritiamo tu un cinema. rispondessi in maniera simile, giusto? Mi Sì, ricordo lui che ci anche a piace te così. piace quello stile di cinema. Sì, infatti. Sì, no, vabbè, ma comunque voglio dire, cioè, a parte che è un'esigenza proprio di tutti quelli che adesso fanno cinema, secondo me, di abbattere certe cose che ci stanno uccidendo Ad esempio? proprio. Vabbè, voglio dire, la superficialità culturale che c'è adesso, la strumentalizzazione mediatica che ha attaccato il cinema in una maniera veramente proprio terrificante, cioè. E quindi è un'esigenza. Poi comunque io e Alessio veniamo da un mondo simile che è quello dell'indipendenza cinematografica, quindi abbiamo tante cose in comune, cioè ci rispecchiamo molto. Sì. Mi è piaciuta questa risposta perché io sono un grande appassionato di musica e ad esempio era più o meno lo stesso tipo di lavoro che faceva Rino Gaetano, Iannacci, Gaber, cioè con il grottesco sembrava tipo che raccontassero dei paradossi, poi ti guardavi intorno e capivi che non erano tanto paradossi Effettivamente e tanto ti paradossi arrivavano non di erano. più perché con un po' di sorriso amaro te li facevano, ti insegnavano Ma determinate forse è proprio cose. il grottesco che come dire, che ci apre gli occhi, ci illumina su queste realtà un pochino marcite che abbiamo attorno, quindi... Noi ci prendiamo 5 minuti di pausa Mamma mia. No, non è giusto ridere perché probabilmente ascolterà la puntata, noi non lo conosciamo, No, no, è con Marco Trovatello, Fragola. Ci rivediamo tra poco. Thank you.
Bene, e rieccoci qui, adattiamo, ci andiamo. Abbiamo un nuovo ospite. Sì, dato che comunque si stava freschi dentro, c'era lo spazio. E noi amiamo stare insieme. No, parliamo adesso abbiamo ospitato anche tipo la compagnia teatrale di Salerno, no, sempre erano di Napoli. 5-6 persone. Teatro di contrabbando, erano 4-5 persone, non mi ricordo. E ci siamo entrati nel box. E li salutiamo anche perché da Facebook ho appreso che stanno andando molto bene. Sì. Valerio Brunner, gli altri non mi ricordo il nome. Quindi... Alessandro Palladino. Alessandro Palladino, li salutiamo. Come ti chiami e cosa fai? Dato che l'abbiamo soltanto... Oh, ciao, io mi chiamo Helen Martinelli e sono attrice e lavoro un po' con i ragazzi del... Italia, no. Guardate Alessia, te lavoro un po' con i ragazzi. No, perché capito in Francia, infatti. Una kinoita, anche lei, un esponente del Kino Movement. Ecco. Com'è andato il Kino Festival? A Napoli è stato bellissimo, è stato meraviglioso, come al solito, come sempre. Bella energia, a Napoli tutti si fanno ispirare. No, è andato molto bene, abbiamo fatto fin troppi film. L'ultima proiezione è durata, quanto è durata? 2 ore e mezza. Sono usciti 30 film, girati tutti in 2 giorni, quindi... Sì, bella... 80 film. C'erano... Sì, no, è stato molto molto bello. Poi ci si ritrova, non ci vuole, si creano sinergie, ci si incontra in varie città d'Europa, è fatto bello. Ma arrivati nel 2016, in cui anni purtroppo in cui la cultura è sempre più vittima di tagli dal punto di vista economico, quanto è difficile dar vita a questi eventi e portare avanti i propri sogni? È difficile, è sacrificante, cioè nel senso bisogna avere le idee chiare, portarle a termine, capire che ci sono dei... diciamo che comunque la tecnologia pure ci sta aiutando da un certo punto di vista, no? Si abbassa, si asciugano un po' i costi di... L'importante è non rimanere chiusi nel mercato sole, cioè nel senso il cinema sta cambiando pure dal punto di vista produttivo, cioè molti costi possono essere asciugati, molte produzioni non partono perché, per quanto mi riguarda, io credo che siano bloccate in un'idea obsoleta di produzione cinematografica. Quindi noi con il Kino anche questo cerchiamo un attimo di abbattere. Cioè ci sfruttiamo al 100% i nuovi mezzi, la dominiamo noi la tecnologia, non ci facciamo dominare. Cioè... Come se fosse più un cinema di idea quasi. No, non è questo, è che veramente si tratta di uscire proprio dall'istituzionalità che è la produzione cinematografica, dall'industria e andare all'essenza. Cioè io che devo fare? Devo raccontare una cosa che te la racconto, in un modo o nell'altro te la racconto, ma si può raccontare pure con un cellulare una storia. Si devono rispettare dei canoni di consumo, cioè io devo permettere a una persona che mi guarda di consumare il mio lavoro, devo avere rispetto per chi sta vedendo il mio... Però se io ho le idee chiare, se io ho la padronanza del mezzo, che non vuol dire padronanza tecnica per forza, vuol dire anche padronanza concettuale, si riesce a fare con poco. Ed è questo, è la passione che uno ha per il cinema che ti permette veramente... di girare film in 2 giorni. Dice, ma come fai a girare film in 2 giorni al Kino? Noi non siamo filmmaker semplici, siamo kinoiti, andiamo a 300 all'ora, montiamo di notte, lavoriamo ancora, lavoriamo fino alle 6 di mattina, non ci interessa, non dormiamo. È questa. Mi piace molto la tua determinazione. Sì. Grazie. Dunque, con che criterio riesci a scegliere, questa è anche una domanda che ho fatto a te, riesce a scegliere un attore adatto per il film che stai producendo? Lui andò in crisi a questa domanda, mi ricordo. Qual era il caldo e il tè che l'ha fatto andare in crisi? Come si scelgono gli attori? Vabbè, è un fatto istintivo comunque, è una questione di visione. Se tu hai la visione del tuo film, di quello che uscirà poi sullo schermo, è un fatto proprio istintivo, cioè ti devi riuscire a fidarti del tuo istinto. Quindi devi riuscire a fare una media tra bravura dell'attore, fisicità, carattere anche dell'attore, perché tu pensi, ma io devo girare alle 4 di mattina con questo, dipende pure dal carattere dell'attore, se quello è gestibile o no. Devi capire un po', dico, quando sai che devi fare una media tra tutte queste cose, poi ti fidi del tuo istinto e lo scegli. A volte invece capita che ti innamori di quell'attore, no, io voglio a Kill, basta. E poi basta, cioè ti esce comunque bene
il film. Ti è mai capitato di trovarti male con un attore? Certo, certo, capita. E come la gestisci la situazione? Come la gestisci? Porti a casa il lavoro. Dipende, se riesci a non farti innervosire pure tu, allora piano piano cerchi di arrivare. A volte ti devi un attimo sacrificare, non ci parli, cioè ci parli solo quando gli devi spiegare le cose, poi chiami lo stop e non gli rivolgi la parola. È come la vita, cioè, non è che possono stare tutti simpatici, tu puoi, ma è anche colpa tua che hai sbagliato a scegliere, magari con l'attore in un altro corto, con un'altra sceneggiatura, un'altra atmosfera, è la persona più simpatica e brava del mondo, capita. Secondo te è più importante scrivere e dirigere una bella sceneggiatura oppure avere a disposizione degli attori bravi? No, no, io sono convinto che l'unica cosa che conta è la sceneggiatura. L'unica cosa che conta è quello che stai raccontando, che sia efficace. No, tutto il resto, noi truppo, il regista, l'attore, lo sceneggiatore, siamo tutti servi della storia, siamo tutti... dobbiamo vivere tutti in funzione di quello che stiamo raccontando e basta. Non esistono i bravi attori, i bravi registi, esiste la storia efficace che arriva al messaggio, punto. E l'amore che ci metti dentro. Com'è lavorare con Alessio e Gianmaria? Ah, scusami, vai, domanda. No, ho pensato giusto la stessa cosa. Come ti trovi? Con Alessio male, immagino. No, Alessio è malissimo, però se mi con lui... No, adesso ho lavorato meno con te, sì, è vero? Beh, in realtà ho montato le cose. Tu hai lavorato molto con lei. Secondo me ho lavorato molto con te. È vero. Perché poi un montatore lavora con le immagini, quindi vedi l'immagine di una persona un sacco di volte. Poi la incontri e magari lei non sa niente di te. Tu dici, io stanotte sono tutta la notte con te. È vero, questo è vero. È così. È un rapporto sì. No... veramente dipende dalla persona. A me mi capita di lavorare con le persone con chi sento veramente che, non lo so, c'è un'evidenza di ok, voglio raccontare questa storia qua, ma pazzesco che ci incontriamo a questo momento qua della mia vita che io mi sento di raccontare la stessa cosa, dai, raccontiamolo insieme. E poi mi do tutta intera se perché ho fiducia. È bello. È solo veramente l'incontro da cuore a cuore. No, scusami, cioè adesso perché fai quelle facce strane tu? No, perché mi piace questa cosa che ha detto. Io la faccio così. È nato così. Spero di non rivederti mai più. No, ha detto una cosa bellissima. No, guardavo Gianmaria perché secondo me tra loro c'è stato questo incontro in alcune storie che hanno raccontato. Cioè, ho visto lavori che hanno fatto insieme che secondo me come intenzione di messaggio e di racconto si trovano, cioè nel senso vedevo che il regista e gli attori raccontavano anche con altri attori del cast, vedevo che raccontavano tutti la stessa cosa e si legge questa cosa quando vedi alcune opere, perciò guardavo Gianmaria, la faccia era strana però pensavo questo. Invece lavorare con lei com'è stato? Come ha detto Alessio oppure... Eh sì, è bello quando comunque trovi un attore che si presta sia dal punto di vista professionale, cioè nel senso che ti dà la serietà del mestiere e quando puoi condividerci anche la tua visione, quindi c'è quel mordente in più, è fondamentale. Poi ci sono quegli attori professionali che non se ne fregano niente di quello che tu vuoi raccontare, però si mettono al 100% a disposizione. Ma quando c'è, come diceva Alessio, questa condivisione di un concetto, diventa tutto più intenso, tutto più, ognuno ci mette il pizzico della sua idea, cioè stiamo tutti nella stessa energia, è bello, è bellissimo, è una cosa meravigliosa. Senti, dove possiamo trovare, una domanda molto più spicciola, dove possiamo trovare i tuoi lavori? Cioè, un nostro ascoltatore, come può trovarti? Vabbè, sì, io ho un piccolo canale Vimeo al mio nome, Gianmaria Fiorillo, dove ci sono alcuni dei miei lavori, quelli che ho fatto al Chino, anche fuori dal Chino, sì, sto iniziando a ingrandire questo canale Vimeo, molti sono ancora in fase di elaborazione, altri sono magari su commissione quindi non li pubblico, però alcuni miei lavori ci sono su questo canale Vimeo, sì. Hai già, ti rubo una domanda, hai già in mente una tua idea di film perfetto? Non rispondere come rispondono tutti, il prossimo che verrà, tipo.
Teoricamente sì, però la teoria cioè, è sempre un fatto che non. Cioè, è un film perfetto. Perfetto per chi? E quello può essere Te. perfetto. Sì, perfetto per me, sì, ce l'ho, assolutamente sì. Però il film perfetto per me è un film che arriva a quante più persone possibile. Quindi poi comunque cambia qualcosa tra il mio gusto e quello che magari. Cioè, una media di quello che. Non che ti deve piacere a, capito, agli altri, alle cose, però che comunque arriva a quello che, esattamente a quello che voglio dire, nella maniera in cui lo voglio dire. Sì. Sicuramente l'efficacia è una cosa che è nella perfezione a cui voglio arrivare, diciamo. Su YouTube negli ultimi tempi molte persone si stanno improvvisando registi, attori. Cosa ne pensi tu? E vabbè, che ma fa? Non fa Tu ne niente, pensi sì. male, mi sa, dal sorriso che hai Ma io sono fatto. youtuber in Francia, quindi per questo. Ma poi cosa ne penso dei youtuber? È bello perché è un mezzo dove si può dare vita a qualcosa, non hai soldi, non sei niente, agli occhi di nessuno, però arrivi e dici ok, io ho fatto questo, l'ho creato, ve lo do. Bello, ok, però ci sono tante cose come la vita, tante storie differenti, anche cazzate a mio senso. Per questo trovo che è bellissimo perché si può toccare molta gente, ma perché lo tocchiamo? Perché li tocchiamo? Con cosa li tocchiamo? Cosa stiamo dicendo, no? Cosa stiamo dicendo a tutti questi milioni di persone che stanno guardando questi vlog di ragazze che si fanno il make-up, non lo so. Io non è vero questa cosa qua, è che a me mi rende un po' pazza perché voglio che No, me la sto l'arte. rendendo conto che. Hai visto? Ma Fa quando ne caldissimo. parlava all'interno, comunque. No, ma poi Aveva comunque la fosse il giusta problema idea. fossero quelli che si improvvisano su YouTube, poi quelli che si improvvisano al cinema, in televisione, cioè quello è il problema. YouTube è una piattaforma fondamentale. Certo, magari il problema è che stanno abbassando un po' la media del consumo, dico sempre le stesse parole, però stanno abbassando un poco l'esigenza del consumatore. Cioè ci accontentiamo un poco delle stronzate, però l'importante non è quello, cioè YouTube per ora è ancora un trampolino per arrivare a, cioè non è il cinema YouTube, quindi a me che voglio fare cinema non mi disturba se ci sono 6 milioni di YouTuber nel mondo, se ce ne sono 300.000. Però a te non dà fastidio, come ad esempio partono qua i morti improvvisi. È capitato mo che tre, Il bello della radio. senza fare nomi, tre youtuber famosi, comunque da YouTube, dal successo di YouTube, sono riusciti ad arrivare al cinema poi. con un film di Ah, che ok. poi non ha avuto successo. Ah, quello è tu. È il brutto dell'Italia questa cosa, che è un produttore, un imprenditore, appena può spremere da qualcuno, lo prende, gli spreme tutto quello che deve spremere, gli fa fare il film in questo caso. E poi questi youtuber non faranno mai più un cazzo nella loro vita. In un altro sistema che magari è un po' più meritocratico, non voglio usare come modello gli Stati Uniti, però gli Stati Uniti in questo ci insegnano, ma pure la Francia forse No, in Francia guarda probabilmente. uguale. Vabbè, comunque è meglio dell'Italia, è peggio dell'Italia, cioè l'Italia è molto peggio. Cioè deve esistere una sorta di meritocrazia. Qua invece solo la pubblicità. C'ho miliardi di visualizzazioni, posso andare al cinema perché? Perché tanto tutti si vanno a vedere il mio film. Perché in Italia contano solo le 2 settimane in cui il film sta nelle sale, non se ne fottono proprio di tutto quello che c'è dopo, no? E allora spremono questi poveri youtuber, perché veramente, cioè poverini, perché a chiunque, cioè, è una cosa allettante avere la possibilità di andare al cinema, no? E quindi questi purtroppo magari avevano dei soldi, cioè erano delle persone in gamba, perché comunque quelli che fanno il cinema, bene o male, ce l'hanno qualcosa in più degli altri. Però purtroppo non avendo la possibilità di avere una crescita, come si dice, Graduale. graduale, ti disturba, non fa altro che distruggerti, perché per il mercato, per avere quel 1,5 milione, 2 milioni di euro che si sono fatti, vedi The Pills, no? Hanno fatto tutti Mi è quelli, ma di dispiaciuto una per i The bravura i Pills. The Pills, io ancora mi vedo le stesse puntate e li hanno distrutti, proprio E l'hanno loro ci sono distrutti. rimaste male, io vedo pure dai commenti su Sì, Facebook sono, ma hanno comunque. distrutti, perché poi che fa? Ritorni a fare lo youtuber, dopo che va al cinema non puoi più ritornare a fare lo youtuber. Purtroppo Beh, gli l'hanno altri tre fatto. mi hanno fatto piacere, ne so poco. Ah Tipo sì, fa vabbè, DJ, non so chi quelli. sia, però mi rendo conto che alcuni veramente è meglio proprio così.
Me è dispiaciuto per i The Pills, perché soprattutto Luca Vecchi, secondo me, bravissimi, è bravo. Secondo me li vedo giorno e notte. Quindi se venivano al Chino, secondo film, potevano fare. Ah, secondo te, nel loro caso, da esterno, nel loro caso, cosa non ha funzionato dal passaggio da YouTube al cinema? Vabbè, ma perché tu, cioè io credo che tu, che non hai mai fatto un film, un'opera prima, con quella pressione mediatica che ci hanno avuto loro, di fare una sceneggiatura che doveva arrivare alle masse, che doveva andare al cinema, doveva fare soldi al cinema. Tu che hai un trentenne, poco più di 30 anni, che non hai mai fatto un'opera prima, ma come fai a reggere quella pressione? È normale che perdi proprio tutto il tuo punto di vista, cioè proprio non sei nel pallone più completo e non ti rendi conto, non riesci più a giudicarti oggettivamente. Cioè un'opera prima deve essere un film alla tua portata, un film che magari va ai festival, un film che attira l'attenzione di qualche produttore. Non può essere un'espressione, quelli hanno preso la loro immagine, hanno preso la loro bravura. Perché la loro bravura non è quella di fare un film per arrivare alle masse, la loro bravura è quella di fare il cinema, perché loro lo sanno fare il cinema. E se loro facevano una storia che arrivava alla metà delle persone, che non andava al cinema così tanto e non era prodotta comunque da questi massimi produttori italiani che non fanno altro che pensare alla gente, al commercio, questi magari potevano far veramente diventare... raccontare qualcosa nella loro vita, nella loro, cioè potevano cominciare una carriera importantissima. Ed è una cosa bruttissima, che in Italia succede sempre, cioè in tutte le arti in Italia. Siamo sotto l'influenza mediatica, cioè conta solo il mercato. Sì, conta solo questa superficialità del mercato. Noi ci prendiamo. No, aspetta, un'ultima domanda. Stiamo perdendo l'attrice, mi sa, a causa del caldo, no? Credo. Forse la domanda su YouTube da un po' innervosita. No, è molto interessante di vedere anche che. Infatti, vedo che ci sono le stesse domande su. Allora, c'è voglia di creare, c'è voglia di fare cinema, di raccontare storie, che sia su YouTube o in altre parti, ma c'è sempre questa cosa del mercato di soldi, quelli dei grandi che le vogliono approfittare. Stupidamente, tra l'altro, perché gli americani i soldi li fanno alla lunga, li fanno in 2 anni. Gli americani ai The Pills li pigliavano, li mandavano in una scuola di cinema, gli facevano rompere il culo e diventavano i registi più bravi, i filmmaker, i cineasti più bravi degli Stati Uniti. E invece qua, boom, subito dobbiamo arrivare a questi pochi spiccioli. Lo stesso produttore è andata bene con Checco Zalone, però poi è andata Ma Checco Zalone è stata anni e anni, voglio dire. Cosa ne pensi tu del successo clamoroso, vabbè, che ha avuto con i suoi film, ma in particolar modo con l'ultimo? L'ultimo io mi sa che a metà ce l'ho visto in streaming. Okay, quindi streaming, già hai detto tutto. Però a me piace molto Checco Zalone, è simpatico. Non so che ti piacesse. Sì, mi piace molto, però se devo pensare che Checco Zalone è l'emblema del grottesco italiano, allora mi viene da piangere. Però Checco Zalone tiene tutta nata. Checco Zalone, uno che vuole fare i soldi nella sua vita, li sta facendo. Ci sta riuscendo abbondantemente. Ci sta riuscendo in maniera intelligentissima. Quello sì che è un. Anche perché è riuscito proprio a cogliere l'essenza dell'attualità, cioè lui si guarda bene intorno. Lui che coglie l'essenza dell'attualità, ha capito come farla cogliere a chi la guarda, cioè lui ha quel giusto, quella giusta, proprio quella sottile superficialità perfetta che arriva all'efficacia quando vuole lui, è perfetto. Cioè Checco Zalone è un compositore di musica, proprio nel vero, lui è veramente compositore, ma è proprio, cioè è uno stratega ai massimi livelli. Magari pure quelli che stanno dietro a lui. Sulla scia di queste riflessioni che abbiamo fatto adesso, stringendo, quanto è difficile per un cineasta rapportare il proprio gusto personale con quello delle masse? Quanto è difficile? È difficile sicuramente, a un certo punto te ne devi pure... Ti è piaciuta la domanda? Molto. Infatti penso che non puoi piacere a tutti, non puoi parlare. No, a te ne devi pure fottere a un certo punto, poi dipende, ci sono i tipi di pubblico, il tipo di pubblico a cui tu vuoi arrivare. E poi piano piano, a volte se riesci a crearti una tua personalità, un tuo carattere, riesci a raggiungere pure altri tipi di pubblico, che è importante definirsi in qualcosa così da essere più riconoscibili. Senza mai perdere il punto, cioè fare il film per piacere alle masse secondo me è proprio anticoproducente. Se invece tu crei il tuo carattere, la tua personalità artistica,
è più facile che poi vieni riconosciuto e che quindi raggruppi una serie di persone più Ma secondo te è ampie. possibile trovare un punto di incontro, una Certo. specie di compromesso tra i tuoi gusti Certo. e quelli del pubblico? Assolutamente sì. Come no? Assolutamente sì. Hai qualche dubbio tu No, no, ad oppure. esempio da G-Spot che abbiamo fatto insieme tutte e tre. No, è vero, è nascosto, il messaggio è nascosto dietro un corpo di femmina, qualcosa di un po' che attira, può darsi la mazza, ma però alla fine lui, La cosa impressionante. alla fine lui comunque si dice: Oh sì, pensavo che c'era solo un po' di tette su questo caso qua, e infatti no, c'è una riflessione. È vero che comunque queste ragazze qua sono un po' Certo, è il narcisistiche. gioco, no? Il gioco del E quindi grottesco. Pensi che boom. ti stai vedendo la commedia, invece ti stanno menando Infatti, dentro in un sì. ragionamento. Più Mi visioni di piace molto. interpretazione. Noi ci prendiamo una piccola pausa. Scegli tu, Sofia, con chi? Perché Yalta F4 è tutta un'altra era storia. l'unico titolo in italiano. Ovvio. Questa canzone mi porterà da te nella tua stanza.
Ogni riferimento è puramente casuale. Siamo ritornati in onda. Ah, sì? Sì, dopo una pausa che è durata più del previsto. Sì, ma altrimenti ci veniva un collasso. E toccava a me o a te? Non mi ricordo. Però ti rubo una domanda. Non lo so. Cosa ne pensi dello stato attuale del cinema italiano? Beh, un peccato, certo non è uno dei momenti più migliori, diciamo, uno dei momenti migliori della storia del cinema italiano. Non crediamo molto nei generi, forse, non ci stanno molti generi italiani come ci avevamo prima, e questo è un peccato. Io ti dico la verità, guardando, vado spesso al cinema, e da spettatore, a me del cinema italiano mi è sempre piaciuta la semplicità con cui si raccontavano le storie. E negli ultimi tempi ho visto che alcuni registi hanno perso un po' di vista questa semplicità, che poi alla fine noi italiani eravamo maestri in questo campo. Secondo te è giusta come riflessione oppure... E forse rispecchia anche un po' tutta la cultura italiana di questo momento. Cioè... un po' anche il momento culturale di questo, la superficialità che c'è anche nelle informazioni, proprio nel raccontare, non andare troppo nello specifico di alcune storie. Bravo. Di raccontare un po' la forma e quindi succede che tu spettatore magari non ti appassioni come ti appassionavi prima, forse. Cioè sembra che si fermano proprio quando lo spettatore sta dicendo ecco, ora iniziano a raccontare la storia, invece il film non decolla, cioè rimane lì fermo. Sì, anche perché forse la bellezza del cinema è quella di raccontare proprio i caratteri, cioè di raccontare dei personaggi. Bravo. Raccontare la vita dei personaggi, cioè di raccontare magari una cosa piccola, specifica, che però ti fa vibrare un poco tutto, piuttosto che invece quello che magari può succedere adesso, di raccontare più cose, cioè di quello di cercare di raccontare tutto, ma che in realtà non ti fa vibrare poi poco. Probabilmente, cioè proprio a te a livello personale, questo forse è un po'... Infatti non ti rimangono nemmeno impressi i nomi dei protagonisti. No, ma la cosa veramente triste è che mi è capitato a volte anche con i romanzi, devo dire la verità, leggo determinate storie, però è come se dopo poco le dimenticassi completamente. Ed è una tristezza infinita, cioè non mi rimane completamente niente. E tipo i libri di Fabio Volo, che tu confondi proprio i titoli perché sembra tutto un libro di 3.000 pagine. Io per curiosità ho letto un paio di libri di Fabio Volo per darmi un'idea, diciamo, perché comunque non mi piace giudicare senza... Che mo sta girando una serie a New York, sta girando. Comunque, dicevo, non mi piace giudicare senza aver letto niente. Però devo dire la verità, erano anche piacevoli da leggere. Mo adesso stiamo parlando di letteratura, però... Erano anche piacevoli da leggere, però...
si confondono, cioè io non ricordo assolutamente niente di quello che ho letto, non c'è un carattere particolare o una scena particolare di quel determinato film, di quel determinato film. Che rimane impressa a distanza di tempo. Vabbè, che tristezza. Ah, credo che prima o poi ci riprenderemo, penso. Speriamo. Secondo te cosa potrebbe scuoterci un po'? Un film di Alessia Vino al cinema. Già, Maria Fiorillo. No, sicuramente abbattere probabilmente determinate etichette che ci diamo noi da soli. Cioè, comunque quella, cioè, molte volte un artista tende a innamorarsi di se stesso, della propria immagine di artista, piuttosto che avere quell'esigenza di raccontare alcune cose. Quindi questo è sbagliatissimo, perché poi mo ci vuole. Cioè, alla fine che puoi durare? Due, tre, cioè il tuo nome quanto può durare? Due, tre opere, poi alla fine finisce, cioè non regge come cosa. Quindi tu credi che la vena creativa prima o poi si esaurisca? No, assolutamente no. Credo che però la vena creativa, quando entra in gioco la forma, quando entra in gioco la superficialità, è difficile da gestire poi. Cioè è difficile da avere, ma è pure un fatto pratico, cioè nel senso un artista che diventa ricco e magari ha determinati problemi in meno, cioè ha determinati pensieri in meno, e quindi la tua creatività, se tu ti fossilizzi poi su questa tua immagine di artista, è la tua creatività che vuoi raccontare più alla fine. Se non che tutti gli artisti debbano essere infelici, però ci stanno, cioè ci sono registi che hanno sempre, nasce sempre da quell'esigenza primitiva che ci hanno avuto dall'inizio della loro carriera. Domanda molto difficile questa. Vabbè, molto triste. Ce l'avevo un'altra domanda, ma mi è sfuggita. Io volevo fare una domanda molto terra terra. Vai. Tu non sei italiana, tipo una domanda molto banale, molto spicciola. Allora, chi montatore, chi regista, chi attrice, secondo voi si può vivere di questi mestieri in Italia? Sono quelle domande stupide che prova alla fine. Sì, sicuramente si può vivere. Forse è più difficile di prima, non lo so. Vivere in che senso? Cioè, uno pensa essere artisti come essere ricco, essere all'elite. No, in maniera cioè io dico sopravvivere. Sì, ricco. Sì, assolutamente sì, si può. Secondo me sì. Te non te ne importa proprio. Io già risposto la settimana scorsa, infatti mi dovrei ripetere, però nel senso hai detto sopravvivere. Secondo me sopravvivere di questo lavoro certo che è possibile. Anzi, dovrebbe essere bello sopravvivere di questa. Secondo te? Secondo me in Italia non lo so abbastanza, io ci credo, basta, solo bisogno di crederci, finché ci credo va bene, vediamo poi. Bella questa positività, sì. Di no, solito... No, ma lei è molto positiva, molto emotiva anche. Si sente proprio. È franco italiano, un pochino. È franco italiano. Cosa di... ti è piaciuto di più e di meno della cultura italiana? Ok, guarda, cucina. Io rispondere cucina, lato positivo e lato negativo, pizza, mafia, camorra. La cultura italiana, no, io guarda, la cultura non ti posso dire, non conosco niente su niente, sento quello solo quello che hai conosciuto. Quello che conosco è quando mi sento bene io, posso essere in Italia, in Francia, in Giappone, tutto mi pare bello. Però, guarda, anche tutto quello che può essere negativo per me può essere bello. Non ti posso dare una risposta chiara sulla cultura, che mi piace o no. Sicuramente in Italia si mangia benissimo, la gente è bravissima, è gentile, bla bla bla. Darsi a Napoli, bisogna dare un colpo un po' alla gente per muoversi a volte. Vabbè, a Parigi è un po' l'inverso, bisogna dare, oh aspetta, va bene, non stai morendo, puoi aspettare 2 minuti. Vabbè, penso veramente che dipende dalla sensazione interna, da come sei con te stesso, poi l'esterno. Ma tu come mai adesso stai in Italia?
Perché ho incontrato questa gente qua italiana con cui ho voglia di continuare a Che lavorare. Mi sembra esemplari. essere Albino, Fiorillo. Quindi, quando, vabbè, perché ho il cuore di anche ritornare alle mie origini, no? Ho voglia di lavorare qua in Italia, ho voglia di fare viaggiare quest'arte che posso, quello che posso dare, non so ancora. E al Kino, quindi volevo venire per girare e ho girato tanti film, sono felicissima e parlare con voi di arte, bellissimo. Ed è per questo che sono qua, fare Mi è venuta relazioni in mente la domanda. Ci ho riflettuto tutto umane. questo tempo No, perché mo mi era immagino quelle sfuggita. Era assente, infatti, era un po' così. Ma mi avete vista? Cioè, ero tipo così No, in perché lei è attesa. abituata a fare la prima donna ogni Ma domenica, non e è invece vero. oggi. Hai dei momenti particolari nei quali capita, che ne so, vedi un'immagine particolare e dici, ne devo parlare in un film. Ah, che bellezza! Sì! Ah, che Sì, vabbè, liberazione! sono magari Adesso forse mi è un. capitato Io ho quando. capito, sì, poi. Ma perché sei messo Stavo così in quell'angolo? Cioè, una comodo. pena! Una Io pena! sono comodo seduto in strane posizioni. Ah, vabbè. Vabbè, ma io adesso ho perso la speranza. Scusami, John Com'era Mario la domanda? Io Ti è non mai capitato la di trovarti di ricordo. fronte, non so, a un'immagine particolare, a una scena di vita proprio quotidiana particolare, e da lì hai pensato, ne devo parlare in un film? Sì, assolutamente. Cioè, è proprio da questo che nasce, comunque, secondo me, l'esigenza di fare cinema. Cioè, vedere delle cose, avere la visione, vederle proprio emotivamente, cioè sentirle proprio più che vederle, no? E quindi avere l'esigenza di raccontarle. Poi c'è un livello micro e un livello macro. Cioè, esiste un livello macro in cui tu vuoi raccontare quella determinata cosa e allora cerchi una forma per raccontarla. Poi se sono un livello micro in cui tu vedi un dialogo, vedi una cosa proprio in particolare, una persona che fa un gesto, una cosa, diciamo, quanto sarebbe, quanto è bella questa cosa, devo cercare di inserirla all'interno di una storia. Sicuramente, sì. Ora sono libera, possiamo andare avanti. Riesci quando sei in mezzo alla gente, tu hai sempre lo sguardo da regista, oppure ogni tanto ti dimetti, tra virgolette, tra regista e fai l'essere Che cosa umano normale? inquietante però. No, lo sai. Spero di no, spero proprio di no. Spero sempre di stare nella mia, cioè nella mia essenza, quella di voler raccontare sempre a livello cinematografico le cose. Sì, no, vabbè, a me, io, la mia vita gira tutto intorno al cinema, anche i sogni che faccio sono. A volte i miei sogni hanno le colonne sonore, le scenografie. Sì, no, è bellissimo, è meraviglioso. Cioè, fin quando sei mosso da questa cosa, penso che non devi cercare mai di perdere la passione per questa cosa. Hai dei modelli particolari ai quali ti ispiri, da un punto di vista cinematografico oppure letterario? Ah, certo, sì, assolutamente. Cioè, ci sono dei registi che mi piace proprio, cioè, vorrei essere quel regista, vorrei. Sì, anche non solo registi, no? Anche poeti, anche scrittori di teatro, assolutamente sì, anche la musica mi pure ispira tantissimo il cinema. Che ruolo dai alla musica nei tuoi lavori? No, la musica, io vabbè, diciamo che ho fatto anche un po' di musica nella mia vita, cioè, quando ero più piccolino ho iniziato facendo musica, mi sono approcciato all'arte facendo musica, quindi per me la musica è fondamentale. Mi piace tanto, vorrei avere i soldi per pagare i diritti delle canzoni che vorrei mettere nei miei lavori, anche se lo faccio e basta, non mi interessa. Illegalità. Sì. E Bravo, a bravo. volte loro mi dicono che io faccio film proprio per mettere le canzoni dentro e non il contrario. Sì, è fondamentale per me la musica. Bella Ma sta infatti cosa. secondo me lui è fortissimo in questa cosa delle canzoni. Cioè, secondo me quando vedi un corto suo, la musica è una delle prime cose che ti arriva. Cioè, non so quante volte mi ha detto di alzare i volumi delle canzoni, delle cose, ma poi le ripete, cioè, cioè non è che cioè, te le impone però in maniera piacevole. Quindi tu quando, dopo che l'hai visto ti rimane quella canzone e c'è questo ricordo, capito? Ogni tanto le cantiamo, no? Sì. Poi finisco sempre per odiarle, perché le sento talmente tante volte che poi non me le sento più. È Sì. piaciuta questa Vabbè, risposta. adesso. Io avevo un'altra domanda. No, perché fanno poco cavere, Cioè, comunque vai. faccio questa domanda e poi ci prendiamo l'ultima pausa prima Sì. delle domande di rito, che purtroppo da adesso già Domande ci è passata. stupide di rito che teniamo Delle sempre. domande che dobbiamo per forza, per necessità di cose fare.
Ma come, per necessità di cosa? Chi è che vuole imporre? Non lo so, mi è nuova. Allora, come mai? No, noi siamo stati accusati che facciamo parlare troppo gli ospiti e poi ci dimentichiamo di chiedere le cose più importanti. Settimana scorsa ci siamo dimenticati di fare la foto ad Alessio. E mo' recupereremo. Meno male che è venuto oggi. No. Ti volevo chiedere, facendo il regista, è importante instaurare dei rapporti di amicizia con la troupe, con gli attori, oppure è importante mantenere una certa distanza, cioè un rapporto esclusivamente professionale? Ma più che importante, direi che è contingente, cioè nel senso che se c'è quella cosa è fondamentale, si crea tutto un altro tipo di valore, però se non c'è non fa niente. Se tutti vogliono lavorare con la loro professionalità non c'è problema, poi si può lavorare e condividere il lavoro senza condividere il resto. Perché tu non sei d'accordo? Sì, sì, sono d'accordo, però no, adesso sto pensando al caldo. Comunque, lo so, pensando al jingle della settimana scorsa. Ah. Io pensavo stessi pensando a un'altra domanda. No, mi sono assentata perché pensavo al jingle della settimana scorsa. Intanto ho attimi di autismo pure io. Ottimo. Che bello. Ma in Francia c'è, a livello, diciamo, di idee, di energia, c'è qualcosa in più rispetto all'Italia, oppure non siamo così morti come ci definiscono? No, penso veramente che in Francia mi sembra che il cinema è un po' più vivo perché c'è più mezzi economici. Ecco, il governamento ha tenuto, no? Questa parte di soldi per la cultura, che è noi pochissima, no. 0,1%, 1%, non so, di tutto il budget, ok. Ma comunque il fatto che continua a essere un punto di incraggio culturalmente a Parigi. Parigi è la città dell'arte, no? Tutte le città, tutte le strade hanno nome di quello là, che ha fatto questo poema qua, che era pittore, no? È tutto, non lo parlo bene italiano. Non ti preoccupare, no, noi non lo parliamo peggio noi. Se posso aggiungere una cosa, sì, certo, ho notato comunque lavorando pure un po' in Francia, un po' in Italia, che comunque in Francia c'è un mercato diverso del cinema, cioè hanno conservato diciamo la bellezza che c'era del cinema, quello del passato, perché hanno un rispetto maggiore proprio per il pubblico. Cioè io non voglio parlare perché non lo so, però secondo me un produttore medio francese rispetta di più il pubblico, sa che, ma soprattutto anche strategicamente, cioè due strategie diverse, cioè sa che comunque arrivando a un cinema un poco più, non impegnato, ma un po' più intelligente, un poco più cinema, che si chiami cinema, riesce ad avere più risultati piuttosto che buttare tutto là così come spesso succede in Italia. Cioè questa è una cosa che... Forse è che rimane sempre un pochino più appunto quell'attenzione alla cultura che qua stiamo completamente perdendo. Il rispetto proprio, il rispetto esatto. per quella determinata... Lui ha ragione, perché io per esempio pure ascoltando di molti CD musicali negli ultimi tempi, ho notato questa mancanza di rispetto verso il pubblico. Cioè quando ad esempio ascolti i CD dei Motò, ad esempio, mi sento presa in giro. No, da questa mancanza, è un gruppo italiano, in Francia non è famoso, in Italia sì. Noto questa mancanza di rispetto e mi viene in mente la domanda: oh, ma veramente ci pigliano per culo? Sì, è terribile, è terrificante. Tipo quando fanno quelli best of che io non sopporto, quelle raccolte dei vecchi successi, è proprio una mancanza di rispetto. Mi è piaciuta questa cosa. Sì, però appunto la cosa deprimente è che però alle masse questo piace, alle masse piace la ripetitività. Ah, ragione, Fedez e Giazza, è una mancanza di rispetto. Si è abituata, perché più non fredda, è assolutamente vero che ci che piace. Non è, questa è una scusa. No, è quello che questa arriva. È una scusa, perché se tu producessi cose migliori piacerebbero uguale. Il problema è che noi abbiamo bisogno di consumare. Ma la telerealità, per esempio, si dice così qua anche. Ha preso una la telerealità. Ah, sì, vabbè, c'è la come si dice? Vabbè, tipo la televisione realista, no? Infatti che vai a filmare gente. C'è qua in Italia? Ah, voglia, sono sommersi, sì. In televisione, sì, ma piace tantissimo. E anche quindi si ma non è vero che piace YouTube. Tantissimo. Piace tantissimo perché la gente ha voglia solo di rilassarsi davanti alla TV. Ma tu vuoi far rilassare lei? Se tu non puoi fare un film, un bel film leggero, la gente si rilassa qua. Io devo tornare a casa e mi devo vedere qualcosa. No, ci educano.
a questo, a amare questo. Ma poi siamo liberi di dire no. E io la vedo più come Pure lei, io la sì, vedo ma come perché lei. c'è questa, le persone hanno questa necessità di rilassarsi. E qual è il problema di rilassarsi con un prodotto degno di essere chiamato Ma io sono d'accordo cinematografico? con te, però penso che sia proprio questa accettazione continua, che appunto la gente è educata a vedere sempre queste Questa è una cose. scusa, questa è una scusa. Cioè ci vuole, Io secondo me ci vuole proprio una problema, presa il d'atto. problema è che essendoci questa cosa, cioè questa superficialità, queste produzioni superficiali di arte proprio, si crea questo effetto forbice in cui la cosa o è una monnezza superficiale di merda o diventa il super cinema autoriale, la pippa mentale del cinema intellettuale, che intellettuali sono gli unici che magari non si vendono a determinati sistemi e che quindi rimangono nella loro pippa mentale, che farebbero uguale se ci fosse un range un pochino più ampio di prodotti. Ad esempio, la serie di televisiva Gomorra ci sta insegnando per quanto si possa dire tutte quelle cazzate sociali, fa bene, non fa bene, ci sta insegnando che un prodotto cinematografico fatto bene, fatto con i coglioni, fa bene, fa consumo, cioè tu te lo consumi ed è un prodotto che è perfetto dal punto di vista cinematografico. Se tu facessi 10 serie del genere, una comica, una thriller, una giallo, una. La gente le guarderebbe qua, non avrebbe più bisogno di guardarsi quella monnezza dei reality. Fatta molto bene Gomorra, tra l'altro. È un prodotto cinematografico perfetto. È comunque quello che piace anche alla gente a volte, che è questo bisogno di identificarsi a qualcuno e quando lo vede andare al bagno, parlare come se fosse il suo amico, diventa Ma questo è perché non c'è finalmente. scelta, non c'è un range in cui tu puoi scegliere questa cosa. No, Io si sono credo che sia una accorti che scusa. piaceva finalmente alla gente che era flemmarda, flemmar, la parezza. Flemmatica. Il fatto di dire ok, gli diamo tutto su un piatto così, non li lasciamo riflettere, gli diamo tutto subito. La storia è questo, Proponiamo questo, noi al questo. loro Questa è un posto. po' una teoria abbastanza complottista, diciamo, che può avere le sue ragioni. Però secondo me noi più che il fatto che ci piacciono queste cose, perché non abbiamo scelta e ce le facciamo piacere. Poi che diventi un'abitudine guardare quel determinato tipo di prodotto è nato fatto, ma potremmo essere diseducati all'istante, perché a noi i film alla fine ci piacciono tutto quanto. Cioè un bel film ci piace a tutti, se esce un bel film, pure che è leggero, ci piace a tutti. E questa è la Ci cosa, educa che i bei anche. film devono essere pesanti, devono essere autoriali, non è vero. Possono essere belle commedie, leggere, fatte bene, che ti danno uno spessore in più. Tipi di film di Alberto Sordi. Cioè, metti la commedia all'italiana, no? Cioè, anche la commedia all'italiana più becera era comunque una commedia all'italiana degna di essere chiamata cinema. Adesso butti due comici che hanno fatto Colorado, qualche altra stronzata. Mamma Però intanto non è che c'è una scelta, non è che la gente c'ha un film tipo Alberto Sordi, tipo quelli là, no, perché poi Alberto Sordi stiamo proprio dicendo cose proprio eretiche, però c'è una commedia bassa della commedia all'italiana in confronto a una commedia di comici. Se adesso uscisse una commedia un po' più impegnata, ma comunque leggera, nessuno se lo vedrebbe più quel comico. Cioè, è questa la cosa, non ci abbiamo scelta. Perché i produttori preferiscono dare un prodotto più facile. Forse magari veramente ci Appunto, perché è stanno più cercando di semplice. lobotomizzare e Sì, ci vogliono io la distruggere. penso così. Può Anche i darsi. messaggi tutti fatti da te. Però io ho notato pure un decadimento del gusto del pubblico. Cioè, prima, soprattutto noi italiani, avevamo un gusto della bellezza molto più alto. Cioè, no, ad esempio, pure noi siamo tutti molto giovani, però io non posso immaginare, ad esempio, i film di Carlo Verdone. Prima erano molto seguiti, eppure non erano considerati grandi opere, come ad esempio mo, i film di Carlo Verdone in confronto a quelli dei comici di Colorado, Zelig, comunque sono delle Un altro livello grandissime proprio, opere. certo. E il pubblico aveva proprio, non lo so, forse sapeva apprezzare di più la bellezza, la sapeva riconoscere. Invece Vabbè, forse siamo un adesso po' abbiamo perso un po' lobotomizzati. questi gusti. Forse sì, però secondo me è pure una questione che non abbiamo le scelte. Ho detto, io Sono la mia convinto. paura è che appunto il cinema di adesso, questo cinema un po' più Superficiale. sempliciotti, ho paura che sia proprio espressione della nostra socialità, sinceramente. Vabbè sì, però poi vedi, cioè, ci stanno quei film Non dico, leggeri, non voglio dire belli tutti, però sai, una buona parte di noi. che. Sì, ma potremmo essere diseducati all'istante, io credo. Cioè,
se esce un film bello, adesso non, veramente non mi riesce a venire in mente, ma se esce un film bello, degno di essere chiamato cinema, ce l'andiamo a vedere più del film. Ah, tipo comunque la grande mentre bellezza per esempio, degli incassi comunque importante. Esatto, vabbè, sì, la grande bellezza è un film autoriale, Oscar, tutto e bla bla bla. Ah, vabbè, la per esempio Birdman, no? Esce un film come Birdman, che è un film leggero, leggerissimo. Un film con i controcoglioni, la gente se lo va a vedere. Allora perché in Italia non può uscire un film come Birdman? No, o dobbiamo fare le pippe mentali, tipo La grande bellezza, oppure dobbiamo fare i film di non è vero. Però gli ultimi esempi, ad esempio è uscito Lo chiamavano Gig Robot, che... vabbè, quello è un film di genere, è acchiappato sia tutti quelli che si sono andati a vedere il genere, sia, vedi, ha acchiappato tutti quanti, chi se l'è andato a vedere perché, cioè se lo sono andati a vedere persone adulte che non hanno niente a che fare con i supereroi, ed è piaciuto perché è un film... che è un film, è cinema, e quindi perché se uscissero film così sempre, ognuno, ogni genere, cioè qualunque sia il, tutti quando a vedere il film quello che ne so, che parla delle stronzate dei teenager, te lo vai a vedere il film dei teenager, però piuttosto che guardarti le cazzate in televisione, ti vai a vedere quel film, non lo so. Posso dire una cosa? Sì. Per me il problema è anche perché sono veramente famiglie. Il cinema è una famiglia in Francia che è chiusissima e che non puoi entrare se non fai parte di una, vabbè, se non conosci lui o lei e se non hai fatto prima questo. Puoi essere un bravissimo attore, un bravissimo regista, avere una sensibilità stupenda, non entrerai mai. Perché? Perché comunque c'è 8 persone che dirigono i media nel mondo e siamo vittime di questo anche noi. Questo è sicuramente un'elite. Quindi vabbè, come facciamo? Sì. Noi vabbè, comunque continuiamo a fare delle cose indipendenti così, con il cuore, e poi la verità è che... Speriamo. Allora, noi prendiamo l'ultima pausa prima delle domande finali. Scegli tu, Sofia, io non... Tanto io non leggo più. Allora, andiamo con te. con i... un titolo facile da capire, pornofonic, le liste, non le vedo. Pornofonic, sì, Space Invaders. Non so come. Ma che cazzo di canzone? Every time I take a look.
Can you take me home? Take me home. Ok, noi siamo in onda mentre... Vai Alessio, cosa volevi dire tu? Away be father. Sì, con me, ma io comunque... Io non mi capisco più, state parlando, okay. A fine stagione noi faremo la classifica degli ospiti più simpatici. Io lo inserisco al primo posto. Pure io. Cioè, secondo me, non so gli ospiti che verranno dopo, ma per me lui già... Più. No, guarda, ma... Ma ti provare il ruolo da valletto, ti provo, tipo Gabriel Garco nel Sanremo di cioè, quest'anno. Non dire cose ogni tanto. Cioè, lo lasciamo lì nell'angolo. Lo lasciamo lì nell'angolo, poi ogni tanto interviene con qualche cosa. Lui non punterà sulla bellezza, ma sulla simpatia. Sì, sì, sì. Vai, Sofia, con le domande di vita ti lascio. Quella più originale a te, io faccio... Non mi ricordo quale la più originale. Cosa cambieresti in Italia se ora avessi la possibilità? Tipo una bacchetta. Ma qual era quell'altra domanda? Non me la ricordo. Il presidente del consiglio. Però ora noi non possiamo votare, circa da 7-8 anni non possiamo votare, quindi... No, non si può votare più, sì. Vabbè, allora dobbiamo, non so, incarcerare. No, noi gli ultimi tre non li abbiamo scelti, quindi... E lo dobbiamo incarcerare, non mica ci sta solo il metodo di votare per abbatterlo. Vedi i francesi, no? Già gli avevano tagliato la testa, mo, i francesi. Non sta vero, ma sta continuando, in Francia... La nuit est brute. Sì, cazzo se sta continuando. Questi fin quando non ottengono quello che vogliono non si fermano. Stanno andando proprio... Sono molto più rivoluzionari di noi. Vabbè, a Napoli comunque lo siete abbastanza, no? Ma non come in Francia. Parigi sta dando una come si dice? Una lezione di... Uno schiaffo morale. Una lezione di non di rivoluzione, perché molto di più, cioè... L'assemblement. Ritornare alla bellezza. E rassemblare la gente, sì, 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 sì. Per la stessa causa. Sono bello. Compatti, è un popolo compatto. Aspetta. Ah, progetti futuri. Me la sono ricordata. No, i progetti futuri stiamo cercando di crescere sempre di più dal punto di vista, cioè noi siamo un gruppo, diciamo, di piccola produzione, proprio veramente piccoli siamo, e quindi stiamo cercando di crescere, cioè abbiamo in mano un po' di progetti, stiamo cercando di capire come produrli, come sì, questo è il progetto futuro, quello di crescere sempre di più come gruppo di produzione cinematografica. E i tuoi? Sono un po' comunque con loro. Sì, sì, siamo tutti nella stessa barca. Tu che hai detto quando ti hanno chiesto questa domanda? Non mi ricordo. Sicuro non c'hai cagato proprio a noi. No, perché non ha detto questa. No, detto, aspetta. Sta su YouTube comunque. Su un film. Come sono un film? Lui stava già, lui ha detto dopo ce l'andiamo a sentire. No, lui disse, sì, ho un'idea per un film, qualcosa del genere. Certo, però ovviamente se lo faccio con loro. Sì. Sì, ma lui ci ama. No, ci amiamo tutti. Io veramente questa storia di... Noi ci amiamo tutti, veramente. Creazione può darsi un canale. Sì, vabbè, sicuramente le... Vabbè, ma comunque con piattaforma... Prima ha fatto quella sfuriata contro YouTube e poi... No, io ci sono su YouTube, per questo mi permetto di parlarne così con rabbia, perché anch'io vorrei di cambiare le cose, no? A mio livello, dove sono io. Fare un canale alla... con i progetti che facciamo noi, con piccoli short film di 3-4 minuti, ma che se no sono nascosti anche la bellezza dentro, come sarebbe bello, perché comunque c'hai 25.000 iscritti ma fai della merda, cioè 5.000 iscritti e fai qualcosa di bello è un'altra cosa. Sì, 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 sì. E quindi vediamo un po'. È un mezzo, è va usato, mezzo, ecco, punto. Per non comunque è... condividere le idee. Ma è l'angolo, capito? Allora, noi ringraziamo Gianmaria per la sua presenza. Elena? Sì.
Elena e Alessio Avito, che ormai è diventato ospite fisso. Domenica non verrà, giusto? No, domenica. No. Vabbè, però se vuoi. Vengo a trovarvi. Così. Buone domeniche libere. Vi ringraziamo per la vostra disponibilità. No, ma è stata anche colpa mia, però. L'ho incontrato per strada venerdì sera e ho detto, dai, ma perché non vieni? Aspetta, ma tu sei single? Sì. Oh, devo fare come fidanzata, per carità. Ma no, no, Sofia pure è single, sì. No, non posso parlare, no. Perché, raga? Che ancora guardate. Ah, sì. Sì. No, raga, è andata male. Ah, non sei stata più trombata. Attorno! La fa il trombettista, fa. Non ho detto nulla di... Non ce la faccio più, il cavo, aiuto. No, ma un marona, non è successo niente. C'è un ragazzo che suonava la tromba e lei... Non, allora, no, ho fatto amicizia con questa persona, mi ha accompagnato a casa, è finita là. Basta. I ragazzi della radio hanno iniziato a fomentare queste storie di me. Infatti io mi ricordo che parlavano solo di questo. Cioè, ma tu ti rendi conto che è malati? Cioè, poi dici, no? Che a me venne la... Non te l'ho detto, venne un'amica tua là, quando abbiamo fatto la festa per la radio, mi disse Sofia... E io l'ho detto, no, ho girato l'angolo con il trombettista. E lei mi aveva presa proprio una battuta che poi era l'ultima immagine che avevo di te. Tu comunque, che è l'uomo di metro, sto vaglione. Ho girato l'angolo col trombettista. È bello. Ti ho di qualcosa. Una fotografia di Bresson. No, niente di riferimenti, però non ce la faccio più. Vabbè, noi vi ringraziamo per la... Ci rivediamo domenica, spero. Se sopravviviamo, perché ti devo accompagnare io a casa. Esatto. Dove vi possiamo trovare allora? Noi di solito lo diciamo non in diretta, la stavolta lo diciamo in diretta. Domani la puntata sarà su YouTube. Sarà. Non siamo andati in diretta perché abbiamo problemi con internet da circa 2 settimane. E noi non siamo in grado di risolverli. Quindi... Vabbè, io figuratevi. Domani la carico, quella di Alessio è stata caricata, giusto? Perché di solito le carico io, però YouTube è molto lento a caricare le puntate. Anche se quella di Alessio alla fine dura un'ora e mezza, ma tre quarti d'ora sono solo risate sul fatto che lui monti di notte. Mai questa cosa mi ha segnato. Perché in italiano montare ha anche un altro significato, e quindi. Significato. Quello tipo scopare, capito? E quindi tu qua vengono solo, diciamo, no, ma perché è successo su cui si può fare ambiguità. Che lui disse io monto di notte, ma sì, me l'ha detto. Poi un minuto di silenzio e lui poi scoppia a ridere così, quindi poi c'era questo bricchetto del tè che beveva o bella e buona, faceva ma posso bere mentre rispondo. Cioè io veramente, una caciara, questo programma è una caciara. No, vabbè, noi vi ringraziamo ancora, ci rivediamo domenica, Gianmarco. Gianmaria. Gianmaria. Vabbè, Antonio, Fiorilla, se non sbaglia sempre i nomi degli altri. Elena e il nostro Alessia Vino ormai. Vero mattatore di Artiamo e Scendiamo. Ci rivediamo domenica. Ciao. Ciao, ciao.